Ciao a tutti Lego fan e benvenuti. Oggi vediamo il numero 8 del magazine ufficiale Lego. Siamo arrivati a 8 numeri. Insomma, vi voglio far rivedere un attimino i vecchi numeri. Il numero 1, il numero 2, il numero 3, il numero 4. Il numero 5, il numero 6, il numero 7 e infine quello che andiamo ad aprire in questo video. Voglio anche farvi vedere un po' di modellini usciti nei vecchi numeri, in ordine sparso e non sono in ordine ufficiale. Questi sono tutti e due della polizia di montagne. Poi abbiamo il minatore. Belli. Poi infine abbiamo... Eccolo qua. Con il turbino. E poi l'ultimo, il numero 7, è stato la... poliziotto con un mini jet. Insomma, io credo che sia una delle riviste più interessanti della Lego. D'altronde la linea City è una delle più interessanti della Lego, anche delle più famose e vendute. Ok, apriamo. Come sempre, quando acquisto una nuova rivista, un nuovo numero, ho la curiosità di sapere se ci sarà anche il seguito. Questo è davvero pesante per essere un omaggio. Infatti i pezzi sono ben 31, non vedo l'ora di montarlo. Quindi andiamo subito all'apertura della rivista. Qui abbiamo un po' di personaggi, molti sembrano quelli usciti, tipo il minatore, quelli usciti nei numeri precedenti. Manca il sommozzatore e anche il pompiere. Chissà se uno dei due poi sarà una delle prossime uscite. L'operatore ecologico pure l'abbiamo avuto, anche se non in questa forma. Ok, questo è George il giardiniere. La cosa particolare di queste riviste, anche simpatica, è che ogni singola minifigura ha un nome proprio, carina come cosa. Ok ragazzi, io siccome ho voglia di montarlo e soprattutto di sapere se ci sarà una nona uscita, io direi di andare velocemente, quindi secondo le mie previsioni dovrebbe uscire o un sommozzatore o un pompiere. Questa è un'altra delle linee. La polizia ne abbiamo avuti ben 3, 4 addirittura, perché anche il primo era il poliziotto più il che rincorreva il ladro. E quindi insomma è ora di inserire anche un po' di pompieri. La giungla del calcio, bellissimo. Qui abbiamo... tanti anni fa uscirono dei set dedicati proprio al calcio, erano belli, c'erano i pulmini con le squadre, peccato che non ne ho neanche uno di quelli. FC City, bellissimo, il responsabile del prato del calcio è proprio George, il giardiniere, carino, davvero bello. Qui continua il fumetto, qui abbiamo da colorarlo. Bello, qui invece abbiamo campo di calcio, perché questo è uno dei giochi, ovviamente bisogna sistemare i vari pezzetti di prato sul campo. Beh, come sempre la rivista è molto carina, qui si continua. Fumetto, qui abbiamo il montaggio, poi lo andiamo a riprendere per montarlo. Qui si continua, qui poi abbiamo i due poster, questo è molto molto carino, questo è uno dei set nuovi di quest'anno. Qui non c'è la presentazione come in altri dei set di quest'anno, pure questi due qua sono di quest'anno, ovviamente poi in primo piano c'è proprio
Questo invece è lui che gioca a calcio. Eccolo qua, ve lo faccio vedere qui. Olè, olè, olè. Quindi Giorgio, il giardiniere, che dopo aver sistemato il prato, si dedica anche lui a fare due palleggi. Poi ancora giochi, ancora giochi. Bene. Qui una continuazione, credo, del fumetto. Poi ancora giochi, poi ancora fumetto. Ecco, qui si intravede una parte di quel set nuovo di cui vi parlavo, che è costituito da questo camion e poi dal tagliaerbe, che sarebbe questo qui. Questo è uno dei set siti che ancora devo acquistare. Non so se è l'unico, l'ultimo che devo acquistare. Eccolo qua, sarebbe il trasportatore di mietitrebbia. Bello, guardate che bello che è. Non ricordo in questo momento se è il quinto. Sono usciti solo 5, quindi se il quarto e il quinto li devo ancora acquistare o se devo acquistare solo questo. Mi sa che solo questo. Vabbè. In ogni caso, qui continua la partita con George sempre in prima linea. Finito. E ora vediamo. Siamo pure alla fine. Ah, poco. Diverso rispetto agli altri, non c'è stata neanche pagine con la pubblicità degli altri magazine, insomma, un po' particolare. Siamo all'ultima pagina, io direi di vedere se Lego City continua oppure no. Eh sì, continua e avevo anche più o meno indovinato il genere. Finalmente un vigile del fuoco, parliamo di giugno, quindi sempre bimestrale, 13 giugno, un piccolo mini set. Bello. Bene. Quindi abbiamo il vigile del fuoco con elicottero ed estintore. Benissimo, quindi manca alla fine il sommozzatore. Speriamo che uscirà nel poi decimo numero. Ok, ragazzi, carinissimo. Qui abbiamo. Ah, beh, questo è super appendiporta, questo da mettere sulla porta, ritagliare e mettere sulla porta. Fuori sono a caccia di furfanti, entra. Tagliamo l'erba insieme. Oddio, detto così sembra un po' ambiguo, ma comunque fuori sto bruciando la gomma, entra qui, si sta caldi. Ok. Oh, mi sa che è grande anche la confezione rispetto alle solite. Vorrei sbagliarmi, ma sì, è molto più grande rispetto alle solite, ma d'altronde il numero dei pezzi è importante. Ok, quindi apriamo. Ah, questo non è di quelli. La busta va tagliata, quindi noi la tagliamo qui, la parte superiore. Ok. Questi sono tutti i pezzettini. Beh, sono tanti. Considerando che ci sono dei set della linea City che contengono una settantina, di pezzi. E da 10 euro. Questo il magazine è come sempre da 5,90 e i pezzi sono 31, come vi dicevo. Ok, prendiamo le istruzioni e quindi andiamo prima a montare la minifigura di Giorgio. Mi sembra giusto. Ovviamente non aspettatevi una minifigura esclusiva per questo set, esclusiva nel senso di nuova come stampe, nuova come insomma, come altre situazioni. Eccolo qui. Anche se a volte nello stabilire se una minifigura è inedita oppure meno, basta che cambi ad esempio solo l'espressione facciale per renderla una minifigura. Non sono tanto d'accordo con questo schema, ma questo è George. Eccolo qui. Ora montiamo il tagliaerba. Sono rimasto contento sia dal tipo di bustina, dal contenuto, sono 31 pezzi, sono comunque tanti, quindi un'ottima aggiunta alla mia collezione dei magazine, quindi dei piccoli set dei magazine. E sì, bello. E poi anche per la continuazione della serie. Ecco qui.
come vi ho detto, mancava qualcosa riferita ai pompieri, infatti la previsione è stata azzeccata. Ok, qui mettiamo questo. Devo dire che mi piace. Di questi ne andranno messi un paio, uno e due. Ops, sa che al contrario. Sì, fatto bene. Ok. Questi vanno montati qui sulla parte posteriore. Ok, servono per tagliare appunto l'erba. Ok, ora mettiamo le ruote. Quindi quella grande va qui. Carino. Quelle piccoline invece vanno avanti. Ok, non ci sono neanche pezzi in più, tutti utilizzati per questo piccolo tagliaerba. Eccolo qui. Ok, carinissimo. Questo è il tagliaerba. Come vedete, c'è anche il movimento di queste lame che servono per tagliare. Molto molto carino. Quindi davvero davvero un bellissimo lavoro e bello. Guardate che si muovono le lame, l'effetto. Non è solo illusione ottica, si muovono realmente. Questo è il piccolo tagliaerba. Ok, vi rifaccio vedere un pochino di mezzi già usciti in altri set e la forza dell'abitudine in altri magazine. Eccoli qua. Questo è il. Eccolo qua. E poi di primi due magazine purtroppo non ce li ho con me, gli omaggi, eccoli qua, questi sono tutta una serie di omaggi usciti in occasione degli altri magazine. Che dire ragazzi, davvero una bella collezione, nella collezione come io amo sempre definire queste appunto collezioni nelle collezioni. Questi sono tutti piccoli set, se vogliamo, o comunque polybag uscite in altri magazine della linea City. Ok, direi quindi di chiudere qui con il video. Fatemi sapere come sempre se vi è piaciuto. Eccolo qua. Ok, col farvi vedere un po' tutti i piccoli set usciti negli altri magazine, vi saluto. Buona costruzione a tutti, buona lettura a tutti e al prossimo video. Ciao ragazzi!